una tassa di soggiorno da destinare esclusivamente alla manutenzione delle reti e degli impianti di depurazione di Gioiosa Marea. La proposta è stata fatta dall'imprenditore turistico Salvuccio Agnello durante l'incontro organizzato dal movimento Amo Gioiosa per discutere sullo stato di salute delle acque di balneazione. Dalla discussione è emerso come la Sicilia sconti un grave gap infrastrutturale sui sistemi di gestione e di depurazione delle acque, testimoniato da un fatto paradossale. Delle risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, più di 1.161.000 euro, è stata spesa solo una piccolissima parte e le somme non spese entro il 2016 dovranno essere restituite. Di converso, la Regione è sottoposta a procedura di infrazione per la mancata depurazione e rischia di pagare una sanzione di 185 milioni di euro fino a quando perdurerà l'inadempienza. Per sbloccare la situazione, il Governo nazionale ha già commissariato la Sicilia, affidando le relative funzioni all'assessore Vania Contraffatto, e nei mesi scorsi ha esteso i poteri del commissario alla gestione dei singoli progetti comunali relativi agli impianti di depurazione, avvalendosi della consulenza tecnica della Sogesid, società del Ministero dell'Ambiente. Ma se questo apre uno spiraglio all'adeguamento degli impianti, rimane insufficiente l'approccio delle amministrazioni locali al problema. Per questo, è stato detto nel convegno, è importante la partecipazione e l'attenzione dei cittadini, i quali devono sollecitare scelte politiche ed amministrative che assumano come priorità la qualità delle acque di balneazione, non solo come presupposto essenziale allo sviluppo dell'economia turistica, ma anche come servizio ai cittadini che hanno diritto a godere della risorsa mare. Da qui la proposta di Agnello di istituire una tassa di soggiorno, mentre è stato deciso di formare un comitato di scopo che abbia come obiettivo lo sblocco dei progetti di adeguamento degli impianti e di stimolare l'amministrazione ad adottare regole e misure di tutela delle acque.